Questa comodissima, anche bella devo dire, Fiat tipo station wagon che ci viene offerta, ma non regalata, attenzione, offerta per questa Ah, trasmissione da Nuova Serie Cauto pensavo che a Torri arrivasse. Valenziane, no, no, però lo ringraziamo molto, Massimiliano Lauterio di Nuova Certo, Serie Cauto grazie. con Camillo Campitelli. Ciao Ciao Camillo, ben Paolo, ciao, rivisto, ben grazie, rivisto. ben Dobbiamo trovato. dire poche cose di Camillo Campitelli, solo per i più distratti, perché Camillo Campitelli è un uomo di sport ed è una vera e propria icona dell'atletica leggera, nello specifico della corsa, dell'Abruzzo, ma direi forse, togliamo il forse dell'Italia. Da quanti anni, perché tu corri ancora, da quanti Sì, anni ti cimenti? allora, nella precisione 43 anni, dal 1976 ho iniziato con le prime gare di paese, mi allenavo 2 volte a settimana, così, e poi man mano la passione prendeva sempre di più piede, quindi. Quando hai cominciato? Tu sei un Frentano, Sì, Frentano Doc. doc. Quando hai cominciato nel tuo paese, nella zona di Castel Frentano e dintorni, eri considerato un visionario, un Sì, alternativo, un diverso? non ho idea. Adesso Sì, corrono tutti, e eh? adesso prima ti guardavano con quell'occhio un po', sai, dici questo qua, chissà, è un po' esaurito. Perché non ancora entrava quella cultura dello sport proprio, come si può dire, integrato proprio a 360 gradi. Il calcio dominava tuttora, Sì, si può tuttora. dire, Però però tuttora, ma adesso allora se corri sei come tanti altri. sì, oggi corrono in tanti, camminano, insomma c'è più movimento, ecco, si è accorti che se non ci si muove con il benessere di oggi ci si può stare più male che bene, e Tu stai quindi facendo una grande, bella battaglia, non so se la vincerai, ti dico la verità, però a me piace molto fare il tifo per chi va contro le cause perse, ma io mi auguro che tu le vinca, stai chissà. facendo questa battaglia. No, 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 ma io faccio il tifo per te, sì lo sì sai, a grazie, prescindere. Per un'atletica pulita, per quello che puoi fare, ovviamente, per certo, va una bene, sempre. sensibilizzazione alla cultura della corsa, per certi versi, no? Perché tu sei un uomo della corsa in particolare, e poi alla nascita e crescita di settori giovanili, per quello che puoi fare. Vincerai? È difficile perché oggi purtroppo ci sta un potere che si fa come si dice, il forte con i deboli e i deboli con i forti. Questo potere domina, però come dici tu, io insisto portando avanti la mia idea, cercando di coinvolgere anche delle persone che intelligentemente, anche di cultura forse un po' più avanzata, no? Perché è tutta una questione di cultura che viene trasmessa sia dai genitori che dalla scuola, e bisogna vedere chi hai di fronte, Adesso ti faccio la domanda difficile, che è ecco. quella che faccio a tutti gli ospiti di questa Ah. nuova edizione, di questa nuova vita di Parliamone, Sì. che viene fatta non in uno studio, ma in uno studio Infatti, automobile come questo. bello però. Ma è una Sì. chiacchierata, è una chiacchierata. La domanda è questa, perché noi non vogliamo raccontare solo la storia di Camillo Campitelli, ma Certo. vogliamo parlare con te di tante cose. Sì. Partendo da un episodio, da un aneddoto, da qualcosa che ha caratterizzato la tua vita, non necessariamente da atleta, la tua vita. Che cosa ti ha cambiato la vita? Io, se me la facessero questa domanda, ti saprei rispondere, ma non voglio dirlo, perché c'è qualcosa che radicalmente ti ha cambiato il senso della vita. Diciamo che quello che ho sentito di più, che mi ha proprio, diciamo, ribaltato, diciamo, è stata la morte di mio fratello. Ecco, che Quello, io conoscevo benissimo, sì, Carmine, altro grande atleta della giovane, tra l'altro sono quelle cose che fai fatica a spiegare. esatto, perché l'ho visto
vissuto con lui tutto il periodo, diciamo, della malattia, e quindi ho visto molte cose che non funzionano in Italia, o se funziona, funzionano male, e a volte ti aggrappi a, non so, alla fortuna. Però questo, parli ma, del questo sistema sanità? Sì. Parli, diciamo, di quello? Sistema sanità, sì. Sistema sanità, sistema farmaceutico, non so come chiamarlo, ecco. Però vedi qualcosa che non fa parte di te, qualcosa che deve essere fatto per altri motivi. Cioè tu pensi che in certe situazioni, quando ci sono malattie purtroppo gravi, si poteva fare di più, o comunque che spesso si è sottoposti a grandi pressioni dalle grandi aziende farmaceutiche? Io lo penso profondamente, sì. Quindi non ho paura di dire questo. Io credo, perché l'ho io visto. Credo di sì, perché oggi purtroppo si vive la legge del mercato. Oggi non è che si consuma, non è che il consumo ti porta a finire le cose, ma il consumo è qualcosa per un fine, capisci? Non so se mi sono spiegato. Penso di sì. Non si consuma perché finisce qualcosa, ma perché bisogna andare a un fine delle cose, diciamo. Da quell'episodio, da quella parte di vita vissuta, sono passati 2 anni e mezzo, giusto? Ricordo sì, bene. Sì, nel 2015, quando, gennaio 2015, quando Carmine se n'è accorto, è morto nel 2017. Che cosa è diverso adesso nella tua vita? Cioè, valuti le cose in maniera diversa? Sì. Ti arrabbi di meno? Sì. No, scusami adesso se sorridiamo, perché siccome anch'io sono parte in causa di queste cose, sì, certo, io continuo purtroppo ad arrabbiarmi. Sì. No, non è che il fatto di arrabbiarti, è che vedi il mondo con un occhio diverso, e io non è che mi arrabbio pochissimo, sono un po' più... li metto dentro, ecco, non riesco a sfogarmi, come posso dirti, non sono istintivo, un po' introverso, non lo sì, so come sì, dire, sì. E quindi li metto tutto dentro, però adesso prendo un po' più con filosofia, lascio un po' più scorrere, no? Perché è inutile, tanto... Torniamo allo sport, caro Camillo. Sì. L'atletica è pulita? Pulita. Questa è una bella domanda. No, perché ti potrei chiedere, l'atletica di vertice è pulita, ma poi ti potrei chiedere, l'atletica amatoriale è pulita, quindi allora mantengo un po' il generico e dico l'atletica è pulita? L'atletica tu è pulita. Sai che allora, io adoro l'atletica come sì, la adori tu, però c'è da fare una valutazione. Certo. Io ti rispondo subito con un no. Purtroppo neanche ni, no, nemmeno ni, no, perché purtroppo, ecco, quello che sentiamo ogni tanto sia degli atleti professionisti e purtroppo anche negli amatori, ogni tanto esce qualcosa, se vai a vedere sul sito CONI, no? Sì, sì, sì. E questo non è bello per il prossimo, per il futuro dei ragazzi, ecco, perché già si fa fatica a trovarli, poi bisogna bruciarli con problema di cultura? Di soldi? Sì. Di cosa? Sì, sempre la legge del mercato, no? E questo che purtroppo si fa sport per soldi, però chi vuole fare soldi con l'atletica, secondo me, sbaglia proprio dall'inizio. Devi essere un grandissimo campione. Sì, o sei un top runner. Se parliamo di corsa, sì. O sei un Bolt, oppure sei un Kipchoge, ti devo dire, a questi livelli. Oppure cambi sport, fai il calciatore. Senti, una volta questi atleti africani, non mi riferisco a Bolt, mi riferisco ai tanti runner degli altipiani, diciamo così. Sì. Erano considerati
davvero superiori, e sono superiori forse dal punto di vista organico, non lo so, mi viene in mente. Però poi, quando anch'io ho cominciato a sentire i primi casi di doping sempre più frequenti anche negli atleti africani, ma sempre più frequenti, allora mi sono cominciato a porre delle domande. Sì. Cioè, è arrivato anche lì? Sì, è arrivato anche lì perché... Il cancro, perché parliamo di questo, perché sì, questo, il doping è un cancro. È un cancro, sicuramente. E è arrivato anche lì perché anche lì si sono trasferiti manager, allenatori occidentali, e quindi qualcosa è cambiato. Quindi siamo noi colpevoli, in penso, parte. Penso proprio di sì, penso proprio di sì. E, dalle ultime notizie anche, se tu hai sentito, di Alberto Salazar, no? Terribile. Lui sperimentava, Alberto Salazar sperimentava sui figli. Appunto. È vero? Io ci sono rimasto malissimo perché era, e per me era un mito fino a quel momento. Adesso è scaduto anche lui, è svanito proprio questo mito. Era un mito, vinceva le maratone di New York. Proprio quando ho iniziato io a correre, quegli anni lì, negli anni 80, no? Senti, io quando correvo, ho qualche annetto meno di te, ma neanche tanti, no, non pensare. Quando correvo, il mio mito, ne avevo tanti, però per esempio un mito con cui avevo anche le foto insieme, quando lo incontravo nelle gare, era Saïd Aouita, grande marocchino che è stato primatista mondiale praticamente dagli 800 fino ai 10.000. Uno dei primi africani a venire qui in Italia e dominare anche la scena europea e mondiale. Quindi... Tu invece che ricordo hai? Cioè, chi era il tuo mito? In quel periodo? Ma diciamo, nella tua storia. Ma a me chi piaceva molto era, diciamo, per quanto riguarda la mezzofondo veloce, c'era Johnny Walker. Grande, neozelandese. Neozelandese, che mi piaceva molto anche il suo stile, no? Come si può... Sì, capellone, grande biondo, stile di corsa. Sì, molto, molto forte. E poi, se vogliamo dire degli italiani, quel periodo era, mi affascinava Cova. Alberto Cova, perché è stato forse uno degli unici a vincere tutto nella sua disciplina, anche se lì si potrebbe parlare a lungo. Quindi. Qualche tuo rivale abruzzese invece? Rivale perché tu sei stato un grande atleta dai cross fino alla maratona praticamente, però avevi in quel periodo tanti rivali, perché era il periodo d'oro dell'atletica. Ne ho avuti tanti, non uno. Dai, mi racconti un aneddoto. Perché... guarda, di rivali che ti posso dire, nella mia zona frentana c'era Gabriele Cirulli. Fortissimo, anche in pista. Grandissimo Gabriele, e quindi e lui avevamo sempre questa competizione, no? Sì. Locale più che altro, che poi era anche alimentata da quelli che ci circondavano, no? Perché erano loro che ci izzavano, sì. Perché dopo noi eravamo amici alla fine. Però ce ne ho avuti tanti, tipo uno dei grandi era Daniele Grande, sì. Sant'Urbano, ti posso dire tanti, dai. Tanti. E adesso? E adesso che succede? Adesso... Cioè adesso l'atletica è destinata a diventare territorio, e mi fa molto piacere, sì, per carità, degli amatori, oppure c'è speranza che ci possa essere anche qualche giovane atleta che faccia parlare di atletica con la maiuscola? Più amatori che atleti che possono far parlare di atletica da a maiuscola, come dici tu, è difficilissimo perché anche a livello mondiale tu vedi benissimo con questa fantatletica keniana è difficile competere. Noi però siamo, ci difendiamo. Noi siamo praticamente arrivati qui a Nuova Sericauto. Sì. Allora, un'impressione sulla tipo. Io non c'ero mai salito sopra, lo tipo station wagon. Mi è sembrata, no, mi è sembrata bella. Bella macchina. È vero? Sì. Tu sei amante delle Fiat, visto che arrivavi con una Fiat 500. Tra l'altro io ci lavoro pure, non è FCA, quindi... Tu lavori alla Sevel. Alla Sevel, ok. E quindi sono nato con i motori, con le macchine, perché mio papà faceva il meccanico, quindi per me non è nuovo, però la Fiat secondo me è una delle macchine italiane che ha cambiato proprio dai tempi di Agnelli.
Caro Camillo, io credo che noi potremmo parlare all'infinito, Sì. però intanto mi è piaciuto soprattutto ricordare la figura di Carmine, tuo fratello, mi è Grazie. piaciuto ricordare la figura di un'atletica che forse non c'è più, ma che noi, che tu in particolare, vuoi fortemente che torni Sì, bella, io pulita, trasparente come era una è volta. difficile, me lo auguro, speriamo che qualcosa cambi. Però si va sempre alla ricerca del risultato, dei Eh record, sì. e E quindi per battere i poi record. c'è questo, scusami, qui chiudiamo perché siamo proprio per chiudere. C'è questo abuso incredibile del termine campione che Sì, io non sopporto. Non parliamo più di campione, parliamo di atleta, per io ho favore, sempre basta così. detto che i campioni, quando mi vedo con i ragazzi, i campioni non stanno in mezzo a noi, i campioni stanno da Da un'altra parte. E allora facciamoli un'altra parte. stare dove Sì, stanno, godiamoci quello che ci piace. certo. Qui maxi schermo, seconda parte di Parliamone col servizio esterno, che in estate noi chiamiamo il treno dei servizi e adesso in inverno invece lo chiamiamo servizio esterno. Bene. Camillo Campitelli, grazie, viva Grazie a l'atletica, viva te, la corsa! grazie a te Paolo.